Siamo qui con Andrea Riccardi, divisione vendita Italia Durst. Rispetto ai mercati in cui siete attivi, dove intravedete migliori prospettive di crescita? Le migliori prospettive di crescita, diciamo, si possono intravedere nei settori industriali. Per il settore industriale possiamo intendere il settore della cavotecnica, il settore dell'interior design, quanto costa, c'è un futuro, quindi è impegnata già in questi settori con macchine da stampa attive. Per il settore cavotecnico con sistemi che è automatizzato. Siccome nel settore del vetro con diciamo, tecnologie proprietarie con inchiostri proprietari più specifici, abbiamo una zona del vetro, quindi per applicazioni che provano diciamo, gli scopi anche industriali. Invece quali sono le innovazioni tecnologiche che possono aiutare le aziende del settore a differenziare il proprio business e a trovare nuovi segmenti di riferimento? Le innovazioni in termini di applicazioni, quindi andare a soddisfare applicazioni. Ormai si è giunti a un livello qualitativo molto alto, dove la ricerca e lo sviluppo diciamo, tende e deve impegnarsi nella ricerca. Nello sviluppo di nuove tecnologie. Per soddisfare le applicazioni che si farà, quindi studio sugli inchiostri, nuovi tipologi di inchiostro, per diversi segmenti, diciamo, non specifici. In un futuro di medio e lungo termine, come si evolverà il mondo della stampa per poter mantenere il passo con i cambiamenti in atto? L'evoluzione si avrà in termini di applicazioni, quindi andare a soddisfare le esigenze in settori differenti e quindi andare a coprire diciamo, le richieste di mercato in settori che vanno al di fuori della stampa, tradizionale che abbiamo adesso digitale, ma quando nel settore industriale, come se non si trova nel settore della cartotecnica stessa, però a livello industriale, settore della ceramica piuttosto che quello dell'etichetta, comunque andare a scoprire e a soddisfare nuovi settori.